Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition, registrato in 4K a 60 fps su PC. Nello scorso episodio eravamo arrivati qui al Passo del Dolore e avevamo completato la prima parte di questa zona molto ostica e molto tortuosa, senza risparmiarci anche parecchie morti. In questa puntata affronteremo l'ultima parte di questa zona difficilissima e arriveremo in cima per prendere la pietra solare. Allora, io avevo già iniziato a registrare questo video, ma non era partito il sistema di registrazione. Per fortuna avevo fatto solo questa cosa. Avevo preso una chiave di volta che era qui dentro, poi ero andato qui ed avevo preso un'altra chiave di volta che stava qua. Tutto quello che ho fatto era questo, perciò perdonatemi se non vedrete queste due chiavi di volta, ma non è poi una grande perdita. Ecco, risalvo. E si riparte. Qui si morirà tantissime volte. Il Passo del Dolore è una zona ostica, soprattutto a difficoltà difficile, perché i danni sono aumentati e non possiamo essenzialmente toccare niente, nessuna spina, perché questo ci one shotterebbe. O se siamo full vita ci bishotterebbe. Quindi insomma, sempre comunque qualcosa di molto bello. Ecco qui un'altra chiave di volta e si riscende. Aia. Ok, guardate, uno solo colpo di spine mi ha tolto tutti quegli HP. Io qui salvo. Non avessi preso una sfera di energia in più, sarei morto con quel colpo di spina. Io qui intanto uccido i nemici. Puoi gentilmente morire? No, morirò io. Grazie mille. Dai, forza. Grazie. Spari lei. Ok, perfetto. Morti tutti. Io risalvo. Sblocco anche un'altra abilità che sarà molto utile. Questa. Creare un collegamento dell'anima. Ripristina due cellule vitali. Questo sì che sarà utile. Infatti ora salvando mi curo di due volte, cosa che faccio dato che ho molta energia in eccesso. Qui c'è un altro cristallo di energia, quindi io aspetto che si ricarichi, esatto, il collegamento dell'anima e salvo di nuovo. No, qui voglio salvare, esatto, curandomi un'altra volta. Potrei farlo ancora, a dire la verità, però dai, ora andiamo avanti. Qui posso usare questi per passare. E poi sfruttarli anche per avere dell'esperienza gratis. E io qui salvo di nuovo. Ed eccoci arrivati all'ultima abilità del gioco base. Questo spirito, un altro sacrificio. Un altro sacrificio per Nibel, sì, sarebbe sacrificio. Nir volava nell'aria, si levava in volo nel cielo. Il suo mondo non conosceva confini, finché la foresta non divenne cieca. Chissà che abilità prenderemo ora. Perché abbiamo tutte le abilità per sfrecciare nell'aria. Eppure ce ne manca una. Hai imparato il salto caricato. Per usare questa abilità, tieni premuto LT fino a completare la carica. Poi premi A per effettuare un balzo altissimo. Eccola qui la carica. E con questa possiamo distruggere anche tutte le rocce, anche dal basso verso l'alto. Possiamo anche fare questo. Come ci spiega qui. Mentre ti arrampichi, tieni premuto a destra o a sinistra per caricare. Poi premi A per effettuare un salto a parete caricato. Quindi noi carichiamo con LT, indichiamo la direzione in cui vogliamo saltare e andiamo. Poi qui siamo pronti a fare il colpo. Ed anche qui salto per andare. Qui sopra non c'è un cavolo. Quindi andremo qui. Oppa. Mentre qui sopra mi dà l'idea di esserci qualcosa, esattamente. Un'altra cellula, abilità. E un'altra rana che vuole morire. Un punto di salvataggio, assolutamente. E si va. Qui bisogna per forza usare il salto caricato per andare dall'altra parte.
Aia. Oh, che male. Il salto caricato è una bomba, però bisogna usarlo bene, altrimenti si rischia di andare. Ah! Stavo per cadere. Si rischia di andare contro le spine, come in questo caso. Ecco qui. Appunto. Qui non so perché mi sia saltato, non avevo premuto niente. Un piccolo bug del gioco. Ricordiamoci che con RT possiamo rimanere aggrappati ai muri. E per l'appunto questa abilità ci permette di usarla in combo con il salto caricato per poter andare, per poter fare questo. Ecco qui. Ah, ecco perché, qui. Dai, dammene un altro. Grazie. E qui si salva. Vabbè, guardate quanti danni fanno le spine, cioè assurdo. Il ragno fa pochissimo danno, le spine ti uccidono del tutto. Niente. Quante volte si muore in questo passo del dolore? Guardate, questa mi ricorda essere una zona ostica anche nel mio primo walkthrough. C'ero morto un sacco di volte, non so per quale motivo, anche se non è una cosa troppo difficile a dire la verità. Però è pieno di spine qui intorno. Qui bisogna prendere l'angolo giusto per andare lì, esatto. E fare così. E qui si salva. Bisogna stare attenti. Esattamente. E si distrugge anche questo. Liberando l'aria in modo che possiamo salire. Io qui salvo di nuovo per sicurezza. Sempre occhi aperti in caso ci siano dei passaggi nascosti. Ma oltre le nubi c'è la vetta. Se non è bellissimo questo gioco, voglio dire, cosa lo è? Non mi stupisce che Kuro eviti questo posto. La pietra solare emana ancora la luce che lei teme tanto. Hai trovato la pietra solare? Usando questa leggendaria pietra runica, potrei accedere al Monte Oru. Ma intanto succede qualcos'altro. Con la pietra solare possiamo attraversare i cancelli del Monte Oru. Ma senti anche tu il tremolio e il borbottio del terreno? Non c'è tempo da perdere, il Monte Oru è sul punto di sputare fuoco. Questo vi fa anche capire quale sarà probabilmente una delle prossime fughe. Ecco qui l'entrata del Monte Oru. Proprio sopra l'albero dello spirito, o tecnicamente dietro. Obiettivo, recupera la pietra solare al passo del dolore, lo abbiamo fatto, ed ora trova e rigenera il Monte Oru. Come abbiamo visto nel filmato, il Gumo
ha usato la luce che era imbrigliata nelle rovine abbandonate per ridare vita a Naru, che era morta. Ora qui non c'è più nulla da fare per noi. O meglio, volendo, possiamo andare a prendere quell'esperienza laggiù, ma non ne vale poi così tanto la pena, a dire la verità. Anche lì ci sarebbe dell'esperienza da prendere. Possiamo andare a prendere quell'abilità, quel punto abilità lì, quello possiamo andarlo a prendere assolutamente, ed anche quello là in fondo, volendo. Anche lì c'è un punto abilità che possiamo prendere. Là anche. Perché ormai abbiamo tutte le abilità del gioco base, perlomeno. Ci mancherebbero le due del DLC, vi faccio vedere qua. Queste sono tutte le abilità del gioco base. Queste due sono quelle del DLC. E ho deciso, faremo prima il DLC e poi andremo al Monte Oru. Così da arrivarci anche con la backstory che vedremo nella zona del DLC fatta. Quindi, dato che questo video comunque non è durato tantissimo, direi di andare. Per adesso dobbiamo per forza andare a teletrasportarci da qui. Oppure volendo potremmo scendere tutto così, però diventa un po' scomodo. Teletrasportiamoci, dai. Andiamo a prendere quei due punti abilità. Ecco qua. Qui per risalire bisogna fare così. Lo sapevo che mi ammazzavo qua. Niente. E ecco fatto, così va meglio. Ed ora da qui ci si può teletrasportare. Aumentiamo lo zoom della mappa per vederci meglio. E andiamo qui sotto. Mentre quel ragno continua a sperare di ucciderci. Questo pozzo dello spirito comunque mi dà l'idea di essere un pozzo che hanno aggiunto dopo, perché si erano accorti che era troppo difficile quella parte. Boh, mi dà quell'idea lì. Allora, direi di andare prima in quello del bosco nebbioso, a prendere quel punto abilità, così da ricevere un'altra abilità perlomeno. Prendendone due avremo tre punti abilità. Qui abbiamo quest'altro nemico che uccidiamo volentieri. Niente, quella rana comunque ha dovuto colpirci tutte e due le volte. Come vuole fare questo mostro. Qui sopra, ora possiamo andarci tranquillamente grazie al salto caricato. Esattamente. E recuperare quindi quella vita. E salvo ancora solamente per curarmi, come al solito. Il gufo non ci interessa. Mentre tu... Sì, devi morire. Pure tu. Anche tu. Qui potremmo salire, ma non ci interessa salire, non ci interessa andare avanti, esattamente. Ed arrivare nel fondo del bosco nebbioso. Eccoci qua. Un altro salvataggio. Non vicino ai nemici. Bene così. Niente, ho queste rane vogliono comunque sempre cercare di... Cioè, ti colpiscono comunque. Qualsiasi cosa tu faccia. Ed ora qui possiamo salire. A dire la verità potremmo... Avremmo potuto salirci anche senza salto caricato. Come vedete c'è il vento. Però... Ecco fatto, presa la cervello abilità. Ed ora ci serve lei per risalire. O avremmo potuto in alternativa usare ancora il salto caricato. Qui sopra, invece, si deve usare il salto caricato per salire. Anche se non vedo modo di arrivare più su di così. Forse da qui? Nope, nemmeno da qua. Non capisco allora cosa serve quella zona lì sopra. Anche perché è abbastanza chiusa, non si riesce a salire in alcun modo. Esatto, niente, allora la lasciamo lì. La rana è ancora in vita. Ma noi la uccidiamo.
Ecco qua. Ed ora andiamo a prendere il punto abilità che è invece in fondo alla mappa. Sempre se non muoio. Madò, ragazzi, i danni che fanno le spine a difficoltà difficile in questo gioco sono assurdi. Va bene. Oh, si rischia sempre di morire comunque, eh. Non importa quanta vita tu abbia, il rischio di morire è sempre altissimo. Di nuovo questi due. Niente, ho provato a batterli. Tre nemici erano un po' difficili, anche se avrei potuto utilizzare la fiamma caricata lì. Anzi, appunto, usiamola. Lui però devo per forza colpirlo con il colpo a terra, esattamente. Mentre te posso usare la fiamma caricata e posso anche rispedirti contro il tuo proiettile. Qui ci si cura. Il nemico lo si uccide. Immaginate senza potenziamento della fiamma quanto tempo di più ci avremmo messo a ucciderli. Anche se comunque l'arma migliore, come avete visto, rimane il colpo. Ah, qui si scende e si evitano i colpi di quelle ranocchie malvagie. E qui invece si sale per prendere il punto abilità. Olè. Bene. Qui c'è un altro punto abilità che direi di prendere. Per non farci mancare nulla, esatto. Questa bruttissima. È qui sopra. Esattamente. Punto abilità preso. E a questo punto potremmo, volendo, no, di sotto era bloccato da un altro marchingegno, quindi no. Di qua non ho voglia di tornare, ma proprio minimamente mai nella vita. E a questo punto direi di dirigerci verso il DLC. Sì, andiamo verso il DLC nella maniera più veloce possibile. Ovvero passando di qua, uccidendo questa rana. Sì, di qua si arriva. Il DLC è qui, questo. Quindi basterebbe arrivare qui e teletrasportarci per poi finire l'episodio. Fuori, gufo del cavolo. Altra rana. Guardate quanto danno fanno questi gufi. Abbiamo anche 4 punti abilità da spendere, che spenderò subito, appena arriveremo a quel teletrasporto. Eccoci qua. Salvo la partita. No, voglio solo sfruttare i miei punti per sbloccare. Beh, allora questi non ci servono più, a dire la verità. Vabbè, il salto triplo sarebbe comodo, ma nemmeno così tanto. Questo sarebbe davvero ottimo, ma non riusciremo ad arrivarci entro la fine del gioco, credo. Quindi ci conviene potenziarci. Vai, con questo. Per poi arrivare qui. Aumenta ulteriormente la forza della fiamma dello spirito. Questo serve. E ci teletrasportiamo. Qui. Sì, qui, alle radure sommerse. Pronti per affrontare il DLC, che penso occuperà al massimo 2 episodi. Uno o due episodi. Eccoci qua, salviamo la partita. E il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!